Basta, mi state portando alla morte. Parla la ragazza violentata a Palermo. Al Tg1 la lettera di un papà. Mia figlia abusata come te, non sei sola. Giovedì la premier Meloni a Caivano, in 200 la marcia per le vittime dello stupro. Due maggiorenni indagati, tanti minori coinvolti. Tempesta di fine estate, mareggiate, trombe d'aria e grandine. La perturbazione colpisce gran parte dell'Italia. Neve sulla Marmolada. In Russia funerali blindati per Prigozhin, mentre sono in forte aumento le stime dei soldati ucraini caduti in combattimento. Lampedusa, navi militari e aerei per trasferire i migranti in Sicilia. Dopo i numeri record degli scorsi giorni, l'isola si svuota. Milano, ancora una ciclista investita e uccisa da un camion, è la quinta quest'anno. Da ottobre stop all'ingresso dei mezzi pesanti senza sensori. Eminem vieta ad un candidato repubblicano di usare le sue canzoni, l'ultimo atto di una lunga battaglia tra musica e politica. Mostra del cinema di Venezia alla vigilia, Lido e il fascino della madrina Caterina Murino, che confida una volta Bond Girl, lo si rimane per sempre e si dice piacevolmente sorpresa per la chiamata del direttore Alberto Barbera. Cittadini in marcia a Caivano contro il degrado dopo gli abusi su due adolescenti. In piazza le istituzioni a Don Patriciello, giovedì Giorgia Meloni al Parco Verde. Il governo studia la prossima manovra di bilancio, la linea deve essere seria e supportare la crescita, le richieste dell'opposizione, lettera del segretario della CGIL alla Premier. Al tempo in tutta Italia, la conta dei danni al nord, piogge intense e disagi al centro-sud, situazione critica al traforo del Fréjus, dopodomani l'incontro tra Tajani e l'omologa francese. Caterina Murino, madrina all'ottantesima mostra del cinema di Venezia, arriva al Lido, la Bond Girl più famosa d'Italia, si racconta tra ricordi ed emozioni. Torna Selena Gomez e parla di amore e libertà, Single Soon, il nuovo singolo per divertirsi e divertire, un inno alla gioia e alla vita dopo la fine di una storia. Manovra Meloni agli alleati, niente sprechi, utilizzare al meglio le risorse. Schlein, non hanno i soldi per mantenere le promesse, sanità lo sfascio. Conte, attacco ridicolo al superbonus. Marcello De Angelis si dimette da responsabile della comunicazione della Regione Lazio, al centro delle polemiche per aver contestato la matrice neofascista della strage di Bologna. I funerali di Prigozhin celebrati in forma privata a San Pietroburgo, Putin a ottobre da Xi Jinping e il primo viaggio all'estero dopo il mandato di cattura internazionale. Sfogo sui social della giovane stuprata a Palermo, non ce la faccio più, mi state portando alla morte. Corteo a Caivano in solidarietà alle due ragazzine vittime della violenza del branco. Francesca, ciclista di 28 anni, travolta e uccisa da un camion a Milano, quinto caso dall'inizio dell'anno, la testimone ha provato a segnalare la sua presenza ma non è servito. Il maltempo si sposta sul centro-sud, venti di burrasche e forti mareggiate nelle regioni tirreniche, grandine in Salento, tra frane e lavori si complica la situazione ai valichi alpini. Emergenza migranti, la breve tregua degli sbarchi concessa dal maltempo consente di accelerare i trasferimenti da Lampedusa, dove l'hotspot è al collasso. Oltre 1.800 dei circa 3.600 ospiti via dall'isola grazie all'intervento di due navi, un traghetto e quattro voli militari. L'attenzione sul sistema accoglienza resta alta, quasi 133.000 profughi presenti nelle strutture in Italia e il governo crea una cabina di regia permanente con i servizi segreti per contrastare i trafficanti. Banlieue esplosive in Francia, oltre 700 le no-go zone, cioè le aree off-limits alla polizia, non solo a Parigi dove è morto il 17enne Nahel, ma in molte città. Nîmes, nel sud del paese, è ostaggio delle bande. Un bambino è stato colpito durante una vendetta tra gang, un giovane ha perso la vita. L'Eliseo corre ai ripari, rafforzati controlli e sicurezza, in campo anche reparti dell'esercito, tra cui un'unità d'élite specializzata nella gestione della violenza urbana.
Il diktat del Premier ai ministeri, tutti gli sprechi devono essere tagliati. Giorgia Meloni detta la linea della manovra e critica il superbonus, la più grande truffa ai danni dello Stato, dichiara. Ci sono oltre 12 miliardi di irregolarità, dagli appalti inesistenti al caos delle cessioni dei crediti, fino alle aziende nate in poche ore intestate a ignari prestanome. Ecco tutti i raggiri che pesano sulle casse dell'erario. Ultimi giorni di traffico al Monte Bianco, da lunedì non sarà più percorribile fino a dicembre a causa di lavori, uno stop che si ripeterà ogni 12 mesi per 19 anni, ma che ora è ancora più preoccupante. La contemporanea indisponibilità dei trafori del Gottardo e del Fréjus, chiuso per frane, unite alle limitazioni austriache al Brennero, potrebbero creare gravi polemiche, gravi problemi alla nostra economia. Basti pensare che il 60% dell'import-export del nostro paese, 170 milioni di tonnellate, passa attraverso quei corridoi e tremano le regioni del nord. Un'altra ciclista travolta e uccisa da un camion sulle strade del centro di Milano, è una donna di 28 anni, ancora incerta la dinamica dello schianto. Si tratta della settima vittima nel capoluogo lombardo in 10 mesi, una scia di incidenti che ha spinto il comune a imporre a mezzi pesanti e bus sensori che segnalino la presenza di pedoni e biciclette. L'obbligo scatterà il 1 ottobre, ma il sistema di viabilità, tra obblighi e divieti, torna sotto accusa. Nella città delle ciclabili cresce la protesta contro il ticket nell'area C. Continua a ridere e ti faccio volare i denti dalla bocca. A Terni, in Umbria, il consiglio comunale finisce in rissa. Il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato contro un ex assessore, esponente di Fratelli d'Italia, già al centro delle polemiche. Da presidente della Ternana, quando aveva sputato ai tifosi, è stato fermato grazie all'intervento della polizia locale. Respinte le richieste di dimissioni. Non intendevo picchiare nessuno, si è difeso, volevo avvisare l'opposizione che se non mi fa parlare le fracasso la testa. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Prima pagina, vediamo subito insieme i fatti principali di questo martedì 29 agosto. Trasporti ai valichi di frontiera a rischio caos. Dopo la frana in Savoia, situazione critica al confine italo-francese. Circolazione dei mezzi pesanti del Fréjus dirottata verso il Monte Bianco, che a sua volta sta per chiudere per 4 mesi per una manutenzione programmata che durerà complessivamente 18 anni. Confindustria, realizzare un secondo tunnel. Taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, un bonus carburanti che si affiancherebbe alla già attiva social card per l'acquisto di generi di prima necessità. Le misure del governo mirate ad aiutare le famiglie più in difficoltà. Verso una manovra da 30 miliardi, caccia alle risorse. Opposizioni all'attacco, Landini chiede a Palazzo Chigi di convocare le parti sociali. Trump è diviso tra comizi e tribunali. Le 4 incriminazioni non arrestano la sua corsa alle elezioni e nemmeno gli indici di gradimento. Fissato per il 4 marzo a Washington, il primo processo per l'assalto al Congresso. La rabbia dell'ex presidente Biden vuole togliere di mezzo il suo rivale più forte. Non ce la faccio più, non ho più voglia di lottare, mi state portando alla morte. Nuovo drammatico messaggio della 19enne palermitana, vittima dello stupro di gruppo e poi attaccata sui social. Violenza sulle cuginette di 12 e 10 anni, 2 i maggiorenni indagati. Giovedì la Premier Meloni sarà a Caivano. Ciclista 28enne travolta e uccisa da un camion in centro a Milano. La giovane sarebbe rimasta agganciata all'autocarro che ripartiva al semaforo. Una testimone, colpi disperati alla fiancata. Dall'inizio dell'anno è la 5ª vittima investita da un mezzo pesante solo nel capoluogo lombardo. 2 giornate di campionato e il VAR è sotto accusa. Il rigore negato al Bologna contro la Juventus è solo il più clamoroso di un numero già allarmante di casi. L'Associazione Nazionale Arbitri si scusa, ma qualcosa in questo meccanismo non funziona. L'orrore di Caivano, altri 2 maggiorenni indagati per gli stupri di gruppo delle cuginette, corteo al Parco Verde per le vittime contro il degrado, in piazza anche il parroco che ha chiesto aiuto a Giorgia Meloni. La Premier arriverà giovedì per testimoniare la presenza dello Stato. Da oggi la polizia presidia la zona con il camper, simbolo della campagna contro la violenza.
E sui social l'amaro sfogo della giovane violentata dal branco a Palermo. Lei ha avuto il coraggio di denunciare perché simili atrocità non colpiscano altre donne, ma è stata bersagliata di commenti in rete. Sono stanca, scrive. Mi state portando alla morte, non ho più voglia di lottare, né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così. La tempesta di fine agosto si sposta al centro-sud, chicchi di grandine come palle da tennis nel Salento, bufere di vento e mareggiate sulle coste tirreniche, fermi gli aliscafi per Ischia e Procida, resta l'allerta al nord, brusco calo delle temperature, torna la neve sulla Marmolada, salito di 2 metri il livello del Po, ingenti danni per frane e allagamenti. Un'altra ciclista travolta e uccisa anche stavolta in una via del centro di Milano. La vittima, una donna di 28 anni, è stata investita da un camion, indagato l'autista, ricoverato sotto shock. In città dall'inizio dell'anno sono 5 gli incidenti mortali in bicicletta. Da ottobre, su bus e mezzi pesanti, scatterà l'obbligo di sensori per monitorare il cosiddetto angolo cieco. Cancellazioni e ritardi, caos voli in tutti gli scali europei dopo il guasto all'aeroporto di Heathrow. Il sistema computerizzato è stato ripristinato, ma le ripercussioni si faranno sentire per giorni, ammette il ministro dei trasporti britannico, che esclude l'ipotesi dell'attacco hacker. 200 voli cancellati, 200.000 passeggeri rimasti a terra. Venezia celebra Gina Lollobrigida nell'anno della sua scomparsa. È lei la protagonista assoluta nella serata di preapertura della 80ª mostra del cinema. In programma un doppio omaggio con Portrait of Gina, il documentario che le dedicò Orson Welles, e la provinciale di Mario Soldati, due capolavori appena restaurati per ricordare un'icona indimenticabile. Sui canali Mediaset torna la Champions League alle 21 su Italia 1 e il Galatasaray di Icardi sfida i norvegesi del Molde. Si parte dal 3-2 dell'andata per i turchi. In campo anche Panathinaikos Braga e Young Boys Maccabi, diretta su Infinity. Sarà una manovra complicata che prenderà forma nel rigido rispetto della linea Meloni-Giorgetti, via le misure bandiera, le risorse sono poche, si privilegia la scelta politica delle priorità, tra le quali il contenimento dell'inflazione, gli aiuti alle famiglie, i provvedimenti per favorire la natalità, si cercano fondi per confermare il taglio al cuneo fiscale, tra tagli a ministeri senza escludere qualche privatizzazione. E Landini chiede subito a nome del sindacato di aprire un tavolo di confronto anche per il rinnovo dei contratti. Il generale Vannacci, ormai noto oppositore di quello che lui ritiene il pensiero unico, ringrazia il vice di Salvini alla Lega Crippa che gli ha aperto le porte per una candidatura. Ci penserò. E contemporaneamente ci sono le dimissioni di De Angelis che chiudono un'altra delle polemiche d'agosto. Il capo della comunicazione della Regione Lazio lascia dopo gli attacchi subiti per il suo post sulla strage di Bologna, che tentava in qualche modo di scagionare Mambro e Fioravanti, condannati in via definitiva per quella strage. Sono stato messo alla gogna, dice nell'uscire di scena. E nella bufera c'è anche, lo vedremo, il compagno della Premier Gianbruno. E proprio Giorgia Meloni, come aveva anticipato ieri, sarà giovedì prossimo a Caivano, nel Napoletano. Lo scopo è di portare sicurezza e bonificare, questo è stato il verbo usato già ieri in Consiglio dei Ministri, i luoghi di spaccio e degrado dopo lo stupro di due bambine. Con lei ci sarà il ministro dell'Interno Piantedosi e il governatore campano De Luca, che ha usato parole forti. Qui lo Stato non c'è, serve un assedio militare. Timori per la ragazza di Palermo, intatto vittima di quella violenza di gruppo. Un messaggio di disperazione, quasi di resa, quello rilasciato oggi sui social. Non ho più voglia di lottare. Una cerimonia blindata, per pochi intimi, senza gli onori militari, ha dato l'ultimo saluto a Yevgeny Prigozhin, sepolto oggi a San Pietroburgo. Assente, e non c'è da stupirsene, Putin, che invece ha accettato l'invito del presidente cinese Xi Jinping a partecipare alla terza edizione del Belt and Road Forum, prevista a ottobre a Pechino. Potrebbe essere quello con Xi un incontro che apre spiragli almeno per una tregua? Il primo settembre, a quest'ora, si chiude il calciomercato in attesa di ultimi colpi possibili, ma non certi. Oggi intanto è stato accolto da 4.000 tifosi in festa all'aeroporto Romano di Ciampino Romelu Lukaku. Dopo il bagno di folla, il neo centravanti della Roma è andato a fare le visite mediche.
A Milano invece sta arrivando in questi minuti all'aeroporto di Linate il francese Benjamin Pavard, il nuovo leader difensivo dell'Inter che proviene dal Bayern Monaco.